Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati signori di nuovo con FIFA 17. Siamo con un draft ragazzuoli oggi, perché mi avete chiesto appunto di iniziare a fare le sfide, quelle draft, quelle belle gagliarde. Siamo oggi qui per provare il draft dei giocatori più veloci di FIFA 17. Ovviamente noi andremo a prendere, già sapete tutti quanti come funzionano queste sfide, che appunto andremo a prendere i giocatori più veloci che ci capitano mano a mano nel draft. Raga, mi raccomando, arriviamo a 25.000 like per i prossimi draft challenge. Appunto li possiamo alternare, perché possiamo fare questo, possiamo fare l'Instagram Food Draft Challenge, WhatsApp Food Draft Challenge. Raga, ce ne stanno un miliardo, quindi consigliatemi qua sotto nei commenti e mi raccomando li andiamo a fare senza problemi. Intanto ci andiamo a fare questo qui, accendiamo appunto con i FIFA Points e andiamo a prenderci un modulo che secondo noi potrebbe essere idoneo a questa sfida. L'unico modulo che mi interessa è questo qua ragazzi, quindi giocatori con più velocità ragazzi. Primo qua, vediamo subito il nostro capitano, chi ci dà 94? 94, la leggenda! Overmars, va bene ragazzi, 94, anche se c'era Messi, Ronaldo, cioè guarda che ben di Dio però. Oh, una bella leggenda con 94 di velocità, ce la prendiamo immediatamente. Ronaldo e Messi ci potrebbero sempre capitare, non si sa mai, però la leggenda è la leggenda ragazzi. Un 93, sicuramente appunto sa Bifouma con 93, ce lo andiamo a prendere immediatamente. Altro attaccante, vediamo un po' sempre con la velocità. 77, abbiamo Teodorzic con 77 di velocità, che cagata. Andiamo con il COC ragazzuoli. 76, 78 di Davi, 78 di Davi. Andiamo a vedere un altro centrocampista. 74 Modric, 79 Nainggolan. Preferivo sinceramente Modric, raga, Buono, però ci prendiamo Nainggolan con 79. C'era anche Pjanic che è molto buono. 81. Assolutamente lui, senza proprio dubbi. Ok, così almeno ci fa anche intesa. Terzino sinistro, andiamo a vedere il terzino sinistro. Che giocatore ci mette? 81, 84 Ziglar. Ce lo andiamo a prendere senza problemi, ci fa stra super intesa. Buono così. Difensore centrale con velocità 74 Koulibaly. Ok, un 74 ci fa l'intesa perché ci sta la leggenda, vabbè. Vediamo un po', 68 Rodriguez. Con 68? Sì, 68 Rodriguez ci fa intesa, anzi meno male che giocano tutti e tre nella Serie A, quindi che culo, raga. Nel male ci sta dicendo bene, 91 Vidal, cioè senza proprio indugi ci prendiamo Vidal. Andiamo a vedere qua raga, perché dobbiamo cercare di potenziare un po' la squadra, che non è che sia tutta sta grande cosa. Qui come, vediamo un po' velocità, ce l'ha la velocità che il portiere. Allora raga, la velocità i portieri quanto sembra non ce l'hanno, non ce l'hanno, c'hanno tuffo, riflesso, presa, realizzazione dovrebbe essere quello. Quindi a sto punto andrei a guardare il tuffo ragazzi, rimaniamo per quanto riguarda il tuffo, perché la velocità non la vedo raga. Se mi sbaglio scusatemi, ditemi voi come vederla, ma io non la vedo ragazzi la velocità, non c'è nessuna velocità qua. Quindi ci prendiamo il tuffo raga, che è 85, appunto abbiamo Patrizio. Fatelo sapere veramente voi raga, perché non so dove andare a guardare. Ah ma qui non l'avevo neanche preso il portiere, quindi me sto rincoglionito raga. 86 Mandanda, c'era anche Courtois, buonissimo. E prendiamo sempre il tuffo ragazzi, vai, con Mandanda, che tanto però non fa intesa, mi sa Mandanda, però lo lasciamo, meglio di niente. Andiamo a vedere altri giocatori, vediamo un pochettino qui chi ci esce, un 81, 81, 82, sì. Ragazzi, è una squadra molto particolare, è una squadra molto particolare. 78, 79 Coleman, un 76, un 88 Campbell, ci prendiamo lui, un 88, se lo mettiamo qua non mi fa intesa con niente, porca miseria ragazzi, stiamo veramente inguagliati. Abbiamo, oh, 93 Salah signori, attenzione, questo qua ci fa un po' di intesa con Nainggolan, molto molto buono Salah, meno male, è un giocatore meno decente. 93 Narsingh signori, Narsingh, quindi ce lo andiamo a prendere. Vediamo un attimino, cerchiamo di cambiare, se mi dà qualcosa di un po' più di concreto sarebbe veramente molto meglio. Comunque 83 Telles, se lo vado a mettere qua non c'entra niente, quindi abbiamo preso la leggenda, ma non sta capitando più Ronaldo e Messi. Oh, Neymar, bello del sio. Oh, Higuain, attenzione però. Quindi ci dobbiamo prendere Neymar assolutamente. Raga, vi dico la verità, avrei preferito veramente 100.000 volte di più Higuain, che era della Serie A e mi faceva proprio un'intesa incredibile. Però ci dobbiamo prendere 91 Neymar, non che mi dispiaccia, però l'avrei preferito 100.000 volte meglio, mi fa anche più intesa. 76, 78 tuffo no, però dobbiamo vedere la velocità e vediamo un 76
Ciao Mario, sì, 76 ragazzi, ciao Mario, vediamo un po' se ci fa intesa, no, non c'è mai niente, qua è uno schifo assurdo. Si prosegue, vediamo un attimino Nani, con 82, 82, 83, ci dobbiamo prendere Danny. Mi tocca la, speriamo un terzino destro, dai, dammi un terzino destro buono. Starridge, Walker, Messi, no, cazzo, ce l'ha Messi, 89 di velocità, corre più Walker, porca troia. È anche vero che abbiamo chiesto un terzino destro, raga, però volevo Lionel Messi adesso. Ci dobbiamo prendere 90 Walker. Ma porca puttana, 87, 87, 89, 90 Sosa. Niente, neanche a dire Sharawi che ci serve per intesa, no. Sosa, ce lo prendiamo con 90 di velocità. Mi tocca andare a sistemare un attimo sta squadra, ragazzi, che siamo messi veramente, veramente male. Raga, io sono a vedere, ma meglio di così non poteva uscire sta squadra. Cioè, nel senso, è uscito veramente una cagata colossale, raga. Niente, andiamo a giocare così, ci prendiamo l'allenatore, vediamo un po'. Ci prendiamo uno che appunto ci può interessare. Ci prendiamo Sandaro, Julian Sandario, ragazzi, che ci fa un po' più intesa. Andiamo a 65. Mamma mia, ragazzi, che cagata. Un draft da 148, quindi dobbiamo solamente sperare nelle nostre abilità e speriamo sulla leggenda e speriamo su Neymar e assunto anche su un po' su Salah. Però la squadra, ragazzi, è totalmente sballata proprio. Ci siamo, ragazzi, andiamo a vedere il nostro primo avversario. Che squadra ci pone avanti, ma penso qualcosa della Madosca proprio. Porca miseria, c'ha pure Figo Legend, raga. Mannaggia la miseria, c'ha Bale, Nani, Ronaldo. Questo te pare che non nasconde un Messi, un Suarez o un qualcosa del genere? Vedi là, se c'era il Pipita Higuain invece che Neymar, avrebbe preferito 100.000 volte di più il Pipitozzi Higuain, perché mi faceva straintesa e praticamente andiamo a, poi era a TT. Quindi abbiamo una squadra, raga, strana. Un modulo che comunque non ci ha aiutato, sinceramente, il modulo, Dai, partiamo, partiamo, partiamo. Cerchiamo di portarci a casa sta vittoria, ragazzi. Che ci serve solo quella. E ovviamente speriamo di non laggare, Donna mia, Bale, quanto corri, Bale. Madonna mia, Bale, quanto corri. Meno male che hai fatto sta cazzata, perché se tiravi, mi tiravi una susina, che penso che mamma sa per giocatore. Oh, 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 Giovanni Muciaccia, era fallo, Bello, bello, bellissimo, così signori, bellissimo, spacca la schiena a tutti, boom, boom raga, boom, come si chiama proprio l'avversario, boom, come il gol che ti ha fatto sotto l'incrocio, vedi, boom, Didavi, mamma mia ragazzi, va a segnare 1-0, bello. Ancora per Didavi, ancora Didavi, ancora lui! Ci sta, ragazzi, va a segnare la doppietta! Grande, un bel tiragino per noi, ragazzi, che spiazza il portiere e va a segnare questa doppietta! Ancora qua, il Raja! A tirare la soterra, mannaggia la miseria Nainggolan! Che tiro era Didavi, tripletta, signori! Mamma mia, un bomber nascosto, signori, questo giocatore. Un bomber nascosto, ragazzi. Alla scoperta dei bomber, proprio. Ci potremmo fare una nuova serie, ragazzi. Alla scoperta dei bomber. Mamma mia, grandissimo, proprio. Ah, fatto entrare Zlatan Ibrahimovic. Vedi che c'è qualcosa di nascosto, allora. Cioè, la voglio fare assolutamente, la serie così. Vabbè. Io penso, per quanto gli ha tirato la bomba addosso, il portiere mi ha fatto ghe e si è tirato in faccia. Comunque, raga, 25.000 like, facciamo alla ricerca del bomber una nuova serie su FIFA 17. Potrebbe essere molto interessante, Dai, che buono! Tira! Tira, sì! No, fuori gioco. Mannaggia di me, prima vero che aveva segnato Neymar, per teggi di Pippo. Con la cattiveria di Davi, ragazzi. Con la cattiveria, proprio. O forse finisce 3-2... No, assolutamente no. 3-1 per noi, ragazzi. Andiamo a vincere contro un'ottima squadra alla fine. Didavi, ragazzi, una nascita di un bomba veramente incredibile, signori. 3-1 per noi, infatti prende 10 di valutazione. Ci siamo, ragazzi, secondo avversario. Vediamo che squadra ci pone. E porca miseria, però. E dai. E non vale, non vale. Ma stai a vedere che bomba a mano che c'ha questo, ragazzi. Cioè, se batto questo, voglio la statua. Voglio la statua. Dai, dai, te faccio vedere io che c'hai best legend. Mo te faccio vedere io best legend. Te faccio un best goal che ti senti male, mo. Oh, già stiamo a fare i falli, Te faccio un best goal che ti senti male, mo. Non immaginavo che sto calcio d'angolo non mi piaceva proprio, ragazzi. Infatti sono stato zitto e tacca all'amo ce purga. Eccolo. Eccolo! Palo!
Palo pazzia! E dai, cazzo, con sti pali! Neymar! Fatti sentire, fatti, che cazzo sta a fare, sta ballando da solo, questo è imbecille! Mamma mia, comunque, di Davi, raga! Fa un gran cazzo di che azione! Bella, mi è piaciuta! Va benissimo! Grande Neymar! Va a segnare, signori! E riapre tutta la partita! E poi, ragazzi, sto a cipicchia! L'abbiamo incontrato veramente tantissime volte, penso, su FIFA 16, se non sbaglio. L'abbiamo beccato un botto di volte, ragazzi. Se non erro, l'abbiamo beccato un botto di volte. Stai, ragazzi, fermiamo questo con sto pallone. Fermamolo, fermamolo, Neymar, che quello va là. Ci vuole fa molto, molto, mucho culos. Ecco. Madonna, c'ho il portiere e c'ha le mani di pasta frolla. È il secondo gol che il subisce così. Una volta posso capire, Ibrahimovic ci ha smontato. Ma dai, quest'altro era tuo, cavolo, era centralissimo. Ma che hai fatto? La ballerina di danza classica. Dai, 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 che buona. Dai, che buona. Oh, e vaffanculo, ma che c'hai? Oh, a Neuer. E mamma mia, devi essere una diarrea. Ho capito che sei Neuer, però. Oddio, guarda che ha preso. Non ci voglio credere che a Neuer è troppo forte. Ah, la sfiga, la sfiga. La sfiga è così tanto e grande che non ti entra nelle mutande. Evviva sfiga 3! Sfiga, sfiga. E va a fa cuore in cuore. Eppure in culo, mamma, dai! Ci stava il difensore davanti! Ma che presa per il culo, raga! C'era il difensore davanti! Ma come hai fatto a prendere quel pallone? Che l'hai trapassato? Che hai fatto? Oh, finalmente! 3-2, ragazzi, riesco a farmi il miracolo, ne riesco neanche a parlare oggi. Modo di segnare, mare di mortacci, Luzia. Mamma mia, mo devo segna. Ma un po' prima no, eh. Un po' più di speranza, ma potevo da. Mamma mia, mamma mia. Ci sta, ragazzi, non posso dirgli nulla. Giustamente anche lui va sul gol sicuro. Anche perché se gli andava a recuperare sta partita, raga, era tanta roba, tanta roba. Qui mi ha detto male, però c'è la best. Molto bravo. 4-2, raga, fa niente, ci abbiamo provato. Ci ha detto male, raga, perché comunque, vi ripeto, anche la squadra non è stata una delle nostre migliori squadre che potevamo farci sul draft, eh. Peccato, peccato, abbiamo perso la seconda partita. Ci rifaremo, ragazzi, ci rifaremo. Ovviamente ci riproveremo anche a farla di nuovo quella con i draft. Quella lì praticamente dei più veloci. 4-2 per ACP, che però mi pare che con questo già ci ho giocato tante volte, ragazzi. Ci ho giocato, comunque 9 tiri io, 11 lui. Alla fine Sniesno stavamo quasi alla pari, un po' più superiore lui, ma ci sta, ragazzi, senza problemi. Vediamo un attimino. Intanto sì, due pacchetti, una cacata colossale. Ci abbiamo l'ultimo pacchetto che ci hanno dato, che è quello maxi. Vediamo un po' se, anzi è premium, scusate. Quindi vediamo un po' se ci danno qualcosina di interessante oppure no. Non ci danno una ceppa di cuore, assolutamente. Un CDC, ci danno un Krajkovjak, un Krajkovjak. Comunque, ragazzi, questo appuntamento è giunto a termine. Ovviamente spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, 25.000 like, signori, per farmi capire che anche voi della nuova serie, che quella là, il bomber, la nascita del bomber, non lo so, scova il bomber, non lo so, qualcosina, che poi me lo potete consigliare qua sotto voi nei commenti. Io vi ringrazio e vi saluto. Grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete questo video, passate la pagina Facebook, Instagram, sempre tutti i shop online, in descrizione, quello che per voi. Non so manco io questo di oggi, non riesco a parlare. Meglio che concludo. Al prossimo potente vostro giochino. Ciao, signori.